siccome mi ha detto oggi che tocca al Presidente comunicare lo staff tecnico, allora noi abbiamo definito già con contratti depositati in Lega dei seguenti atleti tecnici: allenatore dei portieri Vladimir Beara, croato; allenatore di seconda Drazan Jerković, croato; allenatore prima squadra Tanić Teris, greco; allenatore in seconda del PAOK Salonicco. Di tutto questo vi sarà dato curriculum, che ce l'hanno mandato in inglese, quindi l'abbiamo dovuto tradurre. Stiamo lavorando. Stanno lavorando per dare, diciamo, tra virgolette, tutto il curriculum e tutte. I ritardi sono stati dovuti a, diciamo, tra virgolette, esteri, perché questi erano desiderati esteri, e abbiamo dovuto, diciamo, tra virgolette, prendere del tempo per rumoreggio, non rumoreggio, Presidente. I colleghi rumoreggio. Noi siamo qua a rispondere. Ma perché sai che li mando io poi, ovviamente, per questo ho evitato di... No, a parte le battute, perché ho voluto drammatizzare, no? Perché insomma su questi nomi di allenatori ora possiamo ridere, è successo di tutto. Io credo che il nome dell'allenatore lo debba fare il nostro direttore sportivo. Vai, però non ci invertiamo più. No, non ci invertiamo più, aspettiamo. Anche perché non siamo più giovani, cominciamo ad avere i crampi poi. Forza. Io sento un applauso fuori, quindi penso che sia il momento che tu possa già dire il nome, perché ho sentito... No, ci stavamo attrezzando per effetti più speciali, però... No, aspettiamo. L'allenatore Gaetano Oteri. Quindi col mister Auteri abbiamo già concluso tutto quello che c'era da concludere. Vi posso assicurare che era stato concluso già da tempo, quindi questi ritardi non sono ritardi, diciamo, dettati da altre cose, ma solo da esigenze del tecnico che doveva andare a Matera a sistemare alcune cose sue, e quindi aveva pregato di mantenere un po' la riserva. Allora, a questo punto la conferenza stampa è aperta, io sono pronto a rispondere, lo giudici, ma credo che poi tutte le domande vorrete farle, suppongo, non lo so, noi siamo qua a disposizione. Prego. Mister, torna a Catanzaro per aprire un ciclo vincente? Torno a Catanzaro per crescere, per portare il mio contributo alla crescita di questa società dal punto di vista calcistico, per far ritornare la piazza e la tifoseria ha un ambito più confacente alla tradizione, alla cultura, alla passione della città. Che squadra intende costruire? Ma adesso queste domande qui io non ho la sfera magica. Abbiamo cominciato un percorso di lavoro che deve essere quotidiano, giornaliero, e dentro di noi abbiamo la voglia per crescere e per strutturarci e dimensionarci sugli aspetti migliorativi, quindi la squadra, il nostro obiettivo è quello, l'ho detto anche prima in conferenza stampa, è quello nell'arco di un biennio di lasciare questa categoria e provare a conquistarne un'altra più attinente a quelle che è la cultura e la tradizione di Catanzaro. Parlava di mentalità differente da imprimere. Ma mentalità differente nel senso che bisogna coltivare il merito. Non si può guardare soltanto il risultato, che è importante, determinante, bisogna vedere anche e avere la capacità di analizzare come si ottengono i risultati e le vittorie. Per cui in questo senso un cambio di atteggiamento e di mentalità che deve riguardare anche voi. Noi per il lavoro che facciamo, io per il lavoro che faccio vado sempre alla ricerca dei meriti, perché so che quando si ottengono i risultati meritando, sulla singola partita rispetto all'avversario sei destinato a continuare a fare i risultati. Quando li ottieni perché
fai il tiro sbilenco della domenica che va all'incrocio dei pali e poi magari non semi i meriti, non vinci con continuità. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo è... E poi c'è una macchia da cancellare. La macchia, che per quello che mi riguarda, ne ho già parlato abbondantemente prima con tutti e quindi non vorrei essere ripetitivo. Io vivo di valori morali, etici. Ho scelto Catanzaro in grande anticipo, pur avendo anche possibilità in altre categorie, anche per questo, perché c'è un episodio triste di cui non mi sento, diciamo così, per le illazioni che sono state fatte, assolutamente responsabile, ma in cui ero irresponsabile di quel gruppo. Niente, mi riesce anche difficile ritornare a parlare di cose che per mezz'ora abbiamo anche sviluppato e che francamente mi mettono tristezza. Tutti a Catanzaro la ricordano come il miglior allenatore dell'ultimo decennio. Una bella responsabilità. Grazie a tutti per l'accoglienza. Ho imparato nel tempo a cancellare quello che è stato, sotto ogni punto di vista, quindi quello che appartiene al passato più o meno recente, e a concentrarmi esclusivamente su quello che è l'immediato futuro e il futuro, ma parlo di immediato futuro, perché andare a fare discorsi molto lunghi, non sono un mago, non ho la sfera magica, parliamo di immediato futuro che è più importante. Abbiamo voglia di crescere e quando nell'immediato futuro avremo raggiunto uno step di un livello più alto, avremo voglia di continuare a farlo, e questo è quello che ci dobbiamo proporre. Presidente, si affida a due maestri dei rispettivi ambiti, dei rispettivi settori, ovvero lo giudice come DS e Auteri come allenatore, per aprire un ciclo vincente. Ma questa è una cosa che ci aspetta. Speriamo che accade, che sicuramente gli obiettivi nostri sono quelli di fare un campionato di prima fascia, diciamo così, e per questo ci siamo affidati sicuramente a due di prima fascia nell'ambito dei loro rispettivi ruoli, sia il direttore sportivo sia il mister sono dei vincenti, tra virgolette, dove hanno lavorato e dove hanno contribuito alle vittorie delle squadre, per cui ci auguriamo che quest'anno soffriremo molto molto di meno e ci godremo un bel campionato. La transizione è finita, anche lo stadio nel progetto nuovo. Ma guardi, la transizione, come ho detto in conferenza stampa, quest'anno stiamo facendo tutto con grande calma e riflessione, cosa che non abbiamo potuto fare l'anno scorso. Ricordo a tutti che abbiamo preso la squadra il 12-15 luglio, quando le altre squadre andavano in ritiro, con una spada di Damocle enorme, con impellenze di date e scadenze che si rischiava di non iscriversi al campionato, quindi ci siamo tuffati come un treno in corsa, come ho fatto l'esempio in conferenza stampa, aggrappandoci, diciamo, dall'esterno. Abbiamo fatto un percorso di un campionato quasi tutto di fuori e poi siamo riusciti a salire, quindi grandi sforzi, diciamo, psicologici in questo periodo, però ora stiamo vivendo con grande calma e serenità, cosa che devo dire avrei gradito anche da parte un po' sia dei tifosi che della stampa. Li tranquillizzo che sono in mani di persone serie, nelle mani di persone serie, per cui di avere maggiormente fiducia sia nel gruppo societario, ma e quest'anno anche nel gruppo, diciamo, nella parte tecnica. Non ha perso smalto, insomma, in questa data difficile, Presidente? No, assolutamente, cioè, per come sono fatto io sono calabrese doc, nel senso che sono testa dura, per cui da questo punto di vista assolutamente lo smalto non c'è, anzi usciamo fuori vittoriosi, dico io, da questo campionato, perché usciamo fuori vincendo.